Buongiorno a tutti. Si sente? Sì. Questo mio intervento di oggi è frutto di una riflessione che è maturata nel corso dei mesi immediatamente successivi al terremoto, durante i quali io ho svolto un'attività di volontariato presso il centro operativo del comune di San Felice sul Panaro. Una riflessione che si sviluppa su due tematiche in particolari appunto lo dice anche il titolo della mia comunicazione, ricostruire dove e ricostruire come. Allora, per quanto riguarda il ricostruire dove, è prima di tutto necessario dire che l'Emilia è un luogo in cui la pianificazione urbanistica ha avuto una storia importante e questo la rende diversa da tutti gli altri comuni che hanno avuto il terremoto in altre realtà in Italia. Tutti i comuni del cratere hanno un PRG e molti di loro hanno già approvato il piano strutturale introdotto dalla legge 20. Per questi comuni ricostruire dove ricostruire è già stato stabilito, il PSC ha cioè già distinto il territorio urbanizzabile da quello rurale e lo ha fatto valutandone le caratteristiche e la sostenibilità sotto il profilo ambientale e territoriale, in una logica che peraltro rientra perfettamente negli orientamenti del nuovo disegno di legge del Ministero delle Politiche Agricole sul contenimento del consumo di suolo, che credo che sia un provvedimento illuminato ancorché da migliorare, in corso di miglioramento, e certamente è uno dei provvedimenti più coraggiosi e utili di questo governo. In occasione di un evento tragico e dirompente come il terremoto può sembrare che la pianificazione debba stare sullo sfondo. In realtà, passata l'emergenza, quando si comincia a pensare alla ricostruzione, ci si accorge che la differenza la fa proprio la pianificazione e in modo particolare la pianificazione articolata in PSC, RUE e POC, definita dalla nostra legge regionale. Poter contare su scelte strutturali già definite dal PSC aiuta per esempio a stare dentro ai binari della pianificazione anche per le scelte di carattere temporaneo. Consente di programmare la ricostruzione nel quadro della pianificazione strutturale attraverso piani della ricostruzione. Nel caso specifico di San Felice ha consentito di identificare le aree per i moduli temporanei in ambiti già individuati dal PSC come territorio urbanizzabile senza interessare territorio rurale. Poter contare su un RUE aiuta a garantire la continuità, almeno per gli edifici che non hanno subito dei danni, mentre ovviamente per gli altri è stato necessario attendere di volta in volta le disposizioni speciali dettate dalle ordinanze. Poter contare su un POC, nel caso specifico di San Felice, ha consentito di identificare le aree per la collocazione dei moduli provvisori per le scuole e di far sì che queste potessero aprire entro il mese di ottobre, così come è stato. La seconda riflessione ha riguardato il come ricostruire e per questa riflessione è ovvio che è necessario articolarla per tipologie funzionali, perché per ciascuna tipologia funzionale la riflessione è necessariamente differente. Per gli edifici industriali e artigianali che hanno manifestato fin da subito l'esigenza di riprendere l'attività, Il problema della ricostruzione è stato affrontato intervenendo sui fabbricati per recuperarli o più radicalmente con interventi di demolizione e ricostruzione senza attendere specifiche indicazioni su contributi per la ricostruzione. Nell'immediato è ovvio che è intervenuto chi aveva le risorse economiche per intervenire o chi le ha trovate. Chi non disponeva di queste risorse, in attesa di avere garanzie sui contributi, ha scelto soluzioni in affitto. Ma in molti casi ha dovuto trasferirsi in altri comuni non danneggiati dal sisma, provocando così due effetti, entrambi estremamente negativi. Da un lato l'impoverimento del tessuto economico locale, anche in termini di occupazione, e dall'altro l'abbandono delle strutture danneggiate nello stato in cui si trovavano. È quindi necessario incentivare il rientro delle attività produttive nelle aree colpite dal sisma con un sostegno economico capillare,
che favorisca il processo di ricostruzione, cogliendo l'occasione perché si operi un più radicale rinnovamento che si proponga di raggiungere, oltre agli obiettivi della sicurezza sismica, anche quelli della riduzione degli impatti sulle componenti ambientali e di una maggiore efficienza energetica. Per gli edifici residenziali le problematiche sono diverse in relazione alla loro ubicazione. Per gli edifici ubicati nei centri storici l'impegno deve essere rivolto al recupero del centro storico nel suo complesso, come luogo della memoria della storia urbana e dei suoi abitanti, un patrimonio che è di tutti e che non può andare perduto. Per gli edifici del centro storico, dove i singoli edifici sono accorpati in unità complesse, il tema della ricostruzione deve essere affrontato in modo unitario tra i diversi proprietari nell'ambito di una stessa unità minima di intervento. Per molti degli edifici del centro storico, il restauro conservativo che avevamo previsto con gli strumenti urbanistici non è più applicabile, almeno con le modalità consuete, considerato che gli interventi di tipo strutturale potrebbero essere così consistenti da richiedere demolizioni importanti che non sarebbero ammesse dalla strumentazione urbanistica vigente. Serve quindi un dispositivo normativo regionale che regoli queste situazioni. E a tal fine è stato recentemente approvato in giunta regionale un progetto di legge sulla ricostruzione che è in corso di discussione. Per gli edifici delle aree urbane esterne ai centri storici si dovrà incentivare in tutti i modi possibili il recupero e il consolidamento, ovvero la ricostruzione degli edifici esistenti, lì dove erano. Non tanto per il valore intrinseco degli edifici, ma proprio per l'importanza che essi rivestono nella composizione del tessuto urbano. Il loro abbandono a favore di nuovi edifici, da realizzare in nuovi insediamenti, ancorché in aree pianificate dagli strumenti urbanistici già approvati, provocherebbe lo svuotamento di parti significative del tessuto urbano, impoverendolo e destinandolo necessariamente a un degrado fisico oltre che funzionale. Per garantire il recupero di questi edifici si dovrà fare in modo che i moduli abitativi provvisori restino per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli interventi di recupero o ricostruzione nei lotti originari e che questi moduli mantengano un carattere di provvisorietà, proprio per significare il fatto che l'obiettivo non è quello della stabilizzazione della provvisorietà, ma piuttosto quello della ricostruzione. Per il territorio rurale è ormai evidente che molti degli edifici distrutti o seriamente danneggiati dal sisma non sono recuperabili e che qualora si voglia recuperare dovranno essere completamente ricostruiti, sapendo già che una parte di questi sarà abbandonato nello stato in cui si trova. La maggior parte di questi edifici rivestiva interesse storico-architettonico o testimoniale e certamente costituiva l'elemento di caratterizzazione fondamentale del paesaggio della nostra pianura. È necessario prendere atto che sarà impossibile ricostruire questo patrimonio con i criteri del restauro conservativo e che il paesaggio delle nostre campagne, così com'era, è perduto per sempre. Ma tuttavia, se è necessario ricercare soluzioni che consentano di recuperare la funzionalità del territorio rurale, si dovrà regolamentare la ricostruzione degli edifici danneggiati con la giusta attenzione alle caratteristiche tipologiche e ai materiali da utilizzare, attingendo dalla tradizione locale per impedire un completo snaturamento del paesaggio rurale di questa pianura. Come per i centri storici, si pone quindi anche in questo caso un problema di adeguamento della disciplina urbanistica, tenendo fermo il principio che l'aver subito danni dal terremoto non può e non deve essere la chiave per una deregolazione assistita. Per gli edifici pubblici è necessario ribadire che alcuni di loro, ad esempio i municipi, dovranno essere necessariamente recuperati o ricostruiti come erano e dove erano, prima possibile, perché rappresentano il luogo centrale dell'identità della città. Per questo vanno certamente bene le soluzioni dei moduli provvisori in corso di realizzazione, ma servono al più presto le risorse economiche per il loro recupero in sito, perché il recupero degli edifici pubblici nei centri storici può diventare l'elemento trainante per il recupero degli edifici residenziali e per la ricostruzione della rete delle piccole attività commerciali e di artigianato di servizio che costituiscono la trama della vita quotidiana dei centri storici. Per le scuole, così seriamente e diffusamente danneggiate dal sisma, è importante che la ricostruzione sia programmata
in modo da garantire, anche in una logica di due tempi, che l'emergenza non divenga una condizione stabile. È cioè necessario che le strutture temporanee che sono state realizzate in questi ultimi due mesi non siano considerate come definitive, non fosse altro per il fatto che sono necessariamente sottodimensionate, ma che siano utilizzate per il tempo strettamente necessario a ripristinare o ricostruire gli edifici scolastici definitivi, non accontentandoci di queste strutture che renderebbero stabile la provvisorietà nel tempo. E infine dobbiamo chiederci se da questa tragedia non dobbiamo cogliere l'occasione per rinascere sulle nostre ceneri attraverso una programmazione che operi per ambiti territoriali estesi e che affronti le problematiche della ricostruzione in forma coordinata, razionalizzando e ottimizzando le risorse economiche e con esse il sistema delle attrezzature di servizio da ricostruire, accorpandole in unità funzionali di nuova concezione. Ancora, favorendo il processo di rinnovamento del patrimonio edilizio, sia che si tratti di edifici produttivi piuttosto che di edifici residenziali o ancor più di edifici pubblici, sostenendolo in tutti i modi possibili, con contributi o con incentivi premiali, consapevoli che il solo obbligo normativo non è sufficiente in una situazione come questa, dove l'impegno economico da parte dei privati è già così rilevante, sostenendolo appunto per garantire che gli interventi si propongano di raggiungere, oltre agli obiettivi della sicurezza sismica, anche quelli di un reale contenimento dei consumi energetici. Grazie.